Raga, giocando con Francesco non posso perdere i gulag. Francesco, entra in casa. No, non c'ho armi, c'ho una. Raga, riesco ad andare al loadout, sì. Atterrati tutti qua, Aia. Porco zio, quanto li ho triturati. Da dietro, ovvero. Davanti a noi, raga. È impossibile. Due a terra. Terra 1 e ci sparo per qui. Di fianco? Sì, anche a sinistra, raga. Oh, porca troia, vaditi. Oh, porco Dioz! Da qui. Dietro il sasso! Dietro. Bene, bravo. Vado. Sono appena morto. Non sapevano della tua presenza. No, no, non ci credo, ma c'è. Ma c'era altra gente. Non è niente. Sono a terra. Non è niente. Lori, stanno a terra. Grande, tutti sono andati da me. Grande Lori. Dio c***o. What's up guys, con il vostro Naked che vi parla, ragazzi. Siamo tornati con un nuovo video, signori. È giunto il momento, dato che mi avete fatto una testa così con quest'arma. Alla fine, dopo circa una settimana di vari test per trovare la configuration ideale, è giunto il momento, ragazzi. Molti di voi sanno già di cosa sto parlando, perché chiaramente chi mi segue sulla piattaforma Violacea lo sa, perché lo sto usando da veramente una settimana. E se non mi segui sulla piattaforma Violacea, non meriti il rispetto. Ragazzoni, il chilo! Eccolo qua. Allora, vi ho preparato due configurazioni. Una è questa, che è quella che utilizzo io, diciamo è il mio costruito per me, perché come ben sapete io nei fucili d'assalto raramente, se non mai, non utilizzo l'ottica, come ben sapete. Oltre che poi, beh, l'ottica del chilo mi piace, quindi a maggior ragione. Vi ho fatto anche una configuration anche con l'ottica, chiaramente, per chi preferisce utilizzare l'ottica o utilizza praticamente sempre l'ottica. Allora, quello che vedete alle mie spalle, raga, il mio definitivo chilo. Allora, noterete già un qualcosa che per molti si inizieranno a triggerare, perché non c'è il silenziatore monoblocco o qualsiasi tipo di silenziatore. Ebbene sì, ragazzi, mi sono stufato, mettiamola così, del fatto di essere per forza legato a degli accessori per quanto riguarda appunto Warzone, dato che c'è un accessorio che praticamente è indispensabile, cioè i caricatori, munizioni. Mi sono rotto di avere praticamente sempre due accessori fissi per un'arma, oltre perché comunque sia è bello cambiare, e altra motivazione perché comunque, se ci stai a pensare, ogni arma allora è come se avesse tre slot di accessori, e praticamente nel momento in cui la si va ad accessoriare cambia di poco per quando magari utilizziamo l'M4, il Grau o il Kilo, perché alla fine poi gli accessori che ognuno mette per quanto riguarda una determinata arma sono sempre gli stessi. Quindi mi sono stufato, ho detto ok, o tolgo le munizioni o tolgo il silenziatore. Alla fine, ragazzi, per forza di cose ho optato per il silenziatore, dato che secondo me le munizioni come accessorio indispensabile sono molto più importanti rispetto al silenziatore. Perché vabbè, va bene, non togliamo nulla al silenziatore, ragazzi, perché vi ho sempre raccontato quanto è utile, ed è veramente utile. Però se stiamo un attimo a pensarci, non è così indispensabile come avere 60 colpi, perché comunque sia, raga, non siete, va bene che non siete visibili sulla minimappa, ma se sparate, ragazzi, rumore lo genera comunque,
Cioè, mi è capitato un sacco di volte beccare nemici anche senza vederli direttamente sulla minimappa, ma semplicemente capendo il rumore da dove proveniva, perché non è che il rumore col silenziatore è nullo, inesistente, si sente lo stesso. Si sente un po' più ovattato, meno forte, ma se ce l'ho comunque a 10, anche a 20 metri, se uno spara col silenziatore non lo vedo, ma lo sento. Quindi partiamo allora, ragazzi, dalla canna. Allora, canna da 19 Prowler, importantissima. Ovviamente non sto qua a raccontarvi quanto sia uno degli accessori più utili da montare sul chilo. Dopodiché, ragazzi, laser tatticone, perché il laser tatticone, ragazzi, stabilizzerà l'arma e aumenterà anche la velocità, perché poi andremo a vedere quanto questo chilo sia stabile, ma allo stesso tempo molto veloce, raga. Adesso poi vediamo tutto poi dopo, ragazzoni, non vi preoccupate. Dopodiché, ragazzi, calcio Single Arms Pro Sniper, che è la canna che stabilizza al massimo il chilo, ma allo stesso tempo, per quanto riguarda la mobilità, influisce veramente poco. Dopodiché, ragazzi, munizioni da 60 colpi, come precedentemente abbiamo detto, e sottocanna anteriore da comando, così che da formare il Groudy Naked. Ovviamente, ragazzi, accompagnato da un Carletto, che oggi, in questi giorni, è pazzerello Naked, che poi cambio con il secondo loadout, col mio fedelissimo X50, però vi devo dire che alla fine della fiera il suo lavoro il Carletto lo fa sempre, comunque sia è un'arma che è sempre bella da utilizzare. Ragazzoni, allora, ecco qua la configuration per quanto riguarda tutte le persone che amano le ottiche. Difatti è praticamente lo stesso chilo, soltanto che cosa cambia? Non abbiamo accessoriato il calcio, in sostituzione, ragazzoni, abbiamo messo la ULK3, che diciamo è l'ottica, secondo me, per 3 migliore, quella che con cui prenderete il bersaglio con la massima precisione. Quindi, ragazzoni, ciancio alle bande, ve le farò vedere. Si sparano subito. Andiamo a sistemare un po' subito tutti questi malandrini, col super grau atterrato, yes! Oh, madonna, quello l'avevo visto, vabbè. Già partiamo in dromba, raga, vediamo. Aia, mannaggia la puledra, ma vero! Questo si è spostato per paura di essere fustigato. È pazzesco come quando li uccidi su questo sorta di vetro rimangano sospesi in aria, pazzesco. Guardatelo là. A terra questo stupido. Oza! Ce n'è uno oza qua. Oza. Madonna, ma che scarsi questi. Vorrei farvi vedere quanto è stabile. Vabbè, ci siamo già capiti, raga. Ma allo stesso tempo, raga, è anche veloce, perché, come potete vedere, cioè, anche se per qualsiasi motivo qualcuno vi spara all'improvviso, senza il minimo preavviso, non ci avrei scommesso un euro che sarei sopravvissuto da questo gunfight. Va bene così. Era quello che dicevo, raga, è veloce, quindi, anche se siete nella cacca fino al collo, raga, riuscite a sistemare. Ok, raga, andiamo a il super chilo mirinato. Allora, velocità, ragazzi, è bene o male rimasta la stessa, perché sostituendo comunque il calcio e tenendo il laser tattico, quello che diciamo si è perso un po' con il calcio standard lo si recupera con il super laserone, quindi qua super stonks. Ok, va bene, mi devo un attimo riabituare a sparare col mirino, dato che veramente lo utilizzo una volta ogni morte di papa, anche se già mi sta piacendo, eh? Perché appena mi ha sparato? Ok, manco me ne ero accorto, sono in giro senza shield, senza
Ah, volevi riressarti per uccidermi, brutto suino. Ok, mi piace, già questa cosa mi sta piacendo. Sa che lo utilizzerò più spesso col mirino. Non mi dispiace, devo dire. Non mi dispiace per niente. Molto stabile anche, quindi non è neanche difficile sparare da lontano. Qua. Ma questo qua, ma che babbo. Oddio, smios. Ok, no, aspetta un secondo. Questo voleva pusharmi da dietro e si è spiaccicato. Quello non mi ha visto assolutamente. Quindi sappiamo già come andrà a finire. Vabbè, dai. Abbiamo rimandato la sua morte. Vediamo se riusciamo a prendere questo. Oh, madonna, quanto l'ho dilaniato quello. Ok, mi ha stunnato. Perfetto. È sempre lui. Quello rotto. Ho finito le munizioni, non ci posso credere. La mia vendetta sarà veramente, guarda, veramente cattiva, violenta, cattiva. Avevo sentito che hai aperto il cassetton. Brutto stupido. Guardalo là. Ma dove vuole andare? Ma dove capro vuole andare lei contro il super chilo? Guardalo là. Guardalo. Madonna, dove capro mi spara? Molto rotto in culo. No, vabbè, raga. Ma veramente. Beh, scarsino, dai. Ma senza scarsino. Anche dalla distanza. Sì, dai. Sì. Scarsino. Ok, raga, allora. Che dire. Se non che, vabbè. Anche la configurazione che ho testato poco, che questa qua, quella col mirino, effettivamente è bella da usare. E ve lo dice uno che non usa i mirini, raga, quindi figuratevi, ed è anche abbastanza facile, veloce, poi soprattutto, nonostante abbia inserito un'ottica per 3. Comunque sia, ragazzi, tutto il discorso che abbiamo fatto prima per quanto riguarda il silenziatore è semplicemente per dirvi: non soffermatevi sempre sugli stessi accessori solo perché nel gioco bisogna utilizzare questo. Non vuol dire che ogni arma che voi volete provare e volete, diciamo, livellare, volete creare il settaggio perfetto, dobbiate per forza utilizzare sempre gli stessi accessori. Questo gioco, ragazzi, ve lo dice una persona che ha giocato a qualsiasi Call of Duty, è quello con la personalizzazione, oltre che più dettagliata, più bella rispetto a tutti i Call of Duty precedenti. Quindi per me, ragazzi, io che li ho vissuti tutti, non era così perfetta la personalizzazione armi per quanto riguarda i vecchi Call of Duty. Mi dispiace utilizzare sempre gli stessi accessori solo perché per quanto riguarda Warzone, se vuoi essere invisibile devi mettere quello, se vuoi diventare così devi mettere questo, ma chi se ne frega, raga. Provate anche diversi accessori in modo tale da creare sempre più versioni di armi diverse, anche magari più interessanti di quelle standard, di quelle, diciamo, più comuni, no? Quindi, ragazzoni, in questo video termina qui. Chiaramente noi, ragazzoni, ci vediamo alla prossima. Bella!